Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi sono con voi con un video a cui tengo in particolar modo perché volevo registrarlo appositamente per metterlo sul canale. Questa qui è una partita in conquista in Operation Firestorm, in cui in questo momento mi date la guida del T90, quindi nella fazione russa. E una bella tripla all'elicottero da trasporto. In questa partita arriverò al livello 145, che in Battlefield 3 corrisponde al colonnello 100. Il colonnello 100 è il livello, il grado più alto che si possa trovare appunto in Battlefield 3. Sarebbe come, che ne so, vabbè, Modern Warfare 3 non lo posso citare perché aggiungono i prestigi ogni mese, quindi possiamo paragonarlo al decimo prestigio, 70° livello di Call of Duty Modern Warfare 2. Se non mi sbaglio, non voglio dire cavolate, ma per arrivare al livello 100 ci vogliono 24 milioni di punti o 24.000 punti, 24 milioni di punti se non sbaglio, più di 24 milioni di punti, e comunque sia sono parecchi come punti. Per arrivare a questo livello io ci ho impiegato 28 giorni e qualche ora, non so, 6, 7, 8 ore se non mi sbaglio, con un rapporto di punteggi di all'incirca 590-589 punti al minuto, e sono stato veramente felice che nella partita insieme a me c'erano i miei compagni di plotone, e cioè Rambo Strambo e Ghost Jack 95. A casa di Ghost Jack 95 c'era pure Ghost Santo 95, quindi erano presenti entrambi, solamente che Ghost Santo non poteva giocare, appunto. Comunque sì, erano presenti e aspettavano anche loro con impazienza che arrivassi a questo livello, visto che avevo scassato loro molto le scatole per tutto il pomeriggio, anzi no, la sera, perché quando sono arrivato al livello 100 erano circa le 9:30 di sabato 15 settembre. Sì, giusto, 15 settembre, e in questo giorno contavo proprio di arrivarci, perché questo weekend Battlefield 3 offre per i membri premium i punti XP doppi, e quindi essendo a livello 95, essendo a livello 97, non ho avuto problemi, ho fatto due conti e ero strasicuro di arrivare per sabato al fatidico, famigerato livello 100, colonnello 100. E appunto, comunque sia, mi stavano aiutando per cercare di fare i punti. Infatti ci trovavamo tutti quanti dentro il carro armato, questo qua, questo supporto ci piazza il C4, e questa uccisione sarà molto fatidica, molto fatidica, perché sbloccherò l'efficienza in combattimento, la medaglia da 10.000 punti, e quindi inevitabilmente sono stato promosso, ragazzi, livello 100. E per me, ecco qua, se sentite la voce di sottofondo, ci sono io che urlo come un disgraziato, e sono stato felicissimo, non perché abbandonerò Battlefield, anzi continuerò a giocarci più di prima e con una libertà maggiore, non puntando più di tanto a fare punti, più che altro a fare uccisioni, a salire di livello con i mezzi, essendo io un fan sfegatato dei mezzi in Battlefield 3. E andando avanti nei video, ho tagliato le scene perché era un po' troppo lungo il video, e non lo voglio fare molto
molto carico, ecco, molto pesante come video, quindi ho optato per mettere gli spezzettoni più importanti. E comunque sia, ho avuto un momento di dubbio perché dopo che sono stato promosso, dopo che è comparsa la scritta promosso e l'icona del livello 100, non mi è stata consegnata immediatamente la piastrina colonnello 100, quella d'oro con l'aquila 5 stelle, e la otterrò. Dopo che sono morto, infatti questa partita, ecco, mi verrò ucciso perché giocherò un po' male con l'elicottero, più che altro con il carro, perché non sono riuscito a prendere al volo questo elicottero e sono morto. Però appena sono spawnato, appunto, ecco, vi sto facendo la telecronaca. Appena sono spawnato, ho preso l'MI28 Avok. E ho danneggiato un carro, ho preso la stella di servizio e mi è stata data la piastrina subito dopo. Quindi presumo che dopo il livello 100 ci siano un po' di punti da fare per poter sbloccare la piastrina. E appunto qui prendo la stella di servizio e subito dopo la piastrina. E ci sono rimasto molto, molto male, perché mi aspettavo che la cosa avvenisse immediatamente alla promozione. Vabbè, comunque sia, questi sono piccoli dettagli. Se sapete darmi una motivazione del perché è successo questo, lasciate un commento qui sotto. E mamma, non so cosa dire. Sono comunque sia entusiasta di essere arrivato a questo punto di arrivo molto importante per me, perché finalmente mi potrò vantare di essere arrivato a livello 100 in Battlefield e di essere arrivato al 12° su COD, anche se su COD non è un vanto, visto che adesso c'è il milionesimo prestigio. E voglio precisare che in questi 100 livelli, no, 145 livelli, non mi sono mai annoiato. Sì, è vero, mi sono arrabbiato con questo gioco, però io mi arrabbio con tutti i giochi. Però devo essere sincero, non mi sono mai stancato, non mi sono mai annoiato. Non c'è stato mai un giorno in cui ho detto non gioco più a Battlefield. Se l'ho detto, forse perché non stavo bene di cervello e ho detto una cavolata. Comunque sia, mi sono sempre divertito, sempre. Questo gioco non mi ha annoiato mai e poi mai, e mai mi annoierà, perché secondo me è un gioco da 10 e lode, 10 più il miglior gioco di sempre. Infatti voglio possedere in questo gioco il maggior numero di ore giocate nella sessione online. Comunque sia, essendo arrivato a livello 100 e avendo giocato molto molto bene, non poteva che succedere quello che state per visionare. Un saluto da Ghost Alpha, alla prossima ragazzi, bella e ciao ciao. Grazie.